Caffè di Sottoporta, 29esimo appuntamento. Raffaele Russomando in conduzione, anche sempre con questo filo di voce che mi contraddistingue, ma mi perdonerà il mio ospite, però insomma io dico sempre ospite, ma ormai qui è di casa. Sto parlando di un nostro fedelissimo amico, e sto parlando appunto di Gennaro De Lena di Teleclub Italia. Ciao Gennaro. Ciao Raffaele, ciao, buonasera. Io credo che ritengo la tua voce molto radiofonica, quindi anche con un filo di voce, come tu dici, insomma, Allora, mi sta. per i pagamenti passiamo dopo la trasmissione e quindi facciamo sempre così, ogni volta, ogni intervento. No, vabbè, si scherza, chiaramente. Eh beh, sì, dai, diciamo anche questo pareggio, sai che anche insomma ti rimane là nella via di mezzo, né sul depresso andante né sull'euforia scrosciante, ecco, diciamo. E beh, insomma, ti chiedo subito in tal senso, questo primo round che fa tanto match del secolo di Rocky, ecco, insomma, come l'hai visto, come l'hai vissuto e che ne pensi soprattutto? Diciamo che adesso mi senti sorridente e tranquillo. La sensazione era subito terminata la gara, diciamo comunque negli ultimi di potenza e anche un pizzico di rabbia. E poi ho cercato di dare risposte successivamente alla gara, mi sono riflettuto a mente dritta. La prima sensazione di, diciamo così, un po' di rabbia sono state legate, e poi sai, chiaramente in conferenza stampa mi ha poi risposto ad alcuni interrogativi che credo non so io me lo posso, insomma, sulla sostituzione di Amdic. Pensa che quando fu chiamato Rock, perché espressamente la partita è chiamare Marco, io dico la partita con Amici, insomma, e tutti dicevano, almeno io disse, ma stavolta non riuscirà Amdic, molto probabilmente rischierà, cercherà di tirare fuori Giorginio, magari giocherà Amdic in cabina di regia, cioè, con il rischio troppo contemporaneamente. Invece vedere uscire il capitano che aveva segnato 10 minuti prima, che fece un tantino strano, insomma, ecco, salvo poi scoprire successivamente che è stato sostituito per infortunio o comunque per tanche effetto. È Certo. stata una sostituzione di natura non tecnica, e quello chiaramente trova un po' la mia insoddisfazione. L'altra è non aver visto nei momenti in cui me l'aspettavo l'impiego di Milik, perché ormai era Ecco, chiaro, infatti, da ecco, tutti ecco. che un centravanti, insomma, indipendentemente dal gioco aereo, ma proprio per la differenza che in quel momento avrebbe un attaccante diverso, avrebbe, come dire, smosso un po' le certezze, insomma, dato un colpo alle certezze difensive della Juventus, che oramai si era messa con quel canovaccio, aveva capito che Napoli avrebbe attaccato quasi solo ed esclusivamente per vie centrali, era piazzata lì davanti. Diciamo, non dico senza troppa difficoltà, perché in alcune Qualche circostanze ci difficoltà sta, c'è stata, sì. però subendo per 90 minuti, che di fatto ha subito per 90 minuti, considerando che il Napoli ha pressato per quasi 90 minuti, sostanzialmente le occasioni create poi non sono state tantissime rispetto alla mole di gioco prodotta e al minutaggio proprio in cui il Napoli ha tenuto palla e ha cercato di attaccare. Quindi da quel punto di vista era chiaro e palese servisse qualcos'altro. Quando ho visto entrare Gulam anziché Strinic, insomma, mi sono un po' arrabbiato. Poi la decisione è stata anche in quel caso dopo la conferenza stampa. Non sei stato il solo, caro mio, quindi. Credo proprio di no, però l'applicazione sembra essere anche in questo caso i problemi fisici di Strinic, che hanno un po' scompaginato i piani di Sarri, che Sì, sembrerebbe, direi di come sì. sembrava essere intenzionato, poi a schierare Milik nell'ultimo quarto d'ora 20 minuti. Il mio interrogativo è basta. Sarebbero passati 15 minuti per Milik, come avrebbe potuto fare un piccolo sforzo prima, quando ad esempio la Juventus si introduce Cuadrado, quindi mi aspettavo che la Ecco, Juventus lo mettesse per alleggerire un po' il forcing del no, io Napoli. ero terrorizzato su quella fascia. Vedere Cuadrado e Gulam sulla stessa fascia, ho detto aiuto. Speriamo che non succeda niente. Io credo che, non so, poi avendo Sabri non lo ammetterà mai, io credo che l'impiego di Strinci sia stato veramente dettato dal timore che fosse potuto ripresentare il secondo tempo di Torino, quando diciamo Cuadrado imperversò un po' su quella fascia, cambiando un po' volto al match, invece poi arrivi sorprese tutti schierando Lemina, mentre sull'auto opposto in fase difensiva schierò Alexandro in un ideale pensiero barricadero, comunque pensiero di contenimento di Allì, di
stato la squadra della Juventus ieri, se ci fai caso, un'eccezione fatta per Higuain e qualche altro, ma in maniera meno evidente, ma anche lo stesso Higuain effettivamente, perché era una squadra molto molto atletica, molto vigorosa, molto forte sul piano fisico, ma che cedeva un tantino alla tecnica. Infatti quando la Juventus aveva palla faceva un po' di fatica e la piani ce l'ha, insomma, che hai certo, ecco, esatto, in grado di dare del tuo pallone per il resto e che gli dava, infatti poi il gol nasce da uno scambio, insomma, da una combinazione di Higuain, Pjanic, esatto, esatto, dagli uomini di maggior qualità d'altronde. Sì, ma... sì, per il resto è una squadra molto molto fisica, è tutta una chiara scelta di Allegri, di Sarri e Napoli, per stessa azione Sarri soffre quel tipo di squadra e ha voluto, insomma, metterla su quel piano, riservandosi anche un po' vari acciaccai, i vari di Pala, Alexandre, abbastanza acciaccati. È lo stesso Quadrado, appunto. È lo stesso Quadrado, di ritorno da meno di 70 ore, da meno di 50 ore dalla Colombia, quindi alla fine ha deciso di spaziare, eccetera. Quindi ti ha detto bene, un punto per loro è buono. Per me è frustrante, sai, perché neanche come una Juve dimessa, come una Juve volutamente dall'atteggiamento contenitivo, senza uomini di primo piano come appunto di Bala, Quadrati, che si fa ripartire velocemente la squadra, di fatto la Juventus non era pericolosa, il Napoli ha potuto concedersi un grande forzico consapevole che se la Juve fosse ripartita non l'avrebbe fatto con quella pericolosità e quella velocità che invece avrebbe potuto esprimere avendo in campo eventualmente Alexandro, Quadrato e di Bala, uomini di piede, di tecnica e soprattutto leggeri, in grado poi di immolarsi e mettersi in difficoltà. Assolutamente, questo, assolutamente. Questo avvenne un paio di volte nella ripresa con Higuain, però che poi fu prontamente, come dire, rintuzzato con Sarri, sì, sì, non sì, è nell'esplosività, nella velocità del ribaltamento di fronte alla sua caratteristica migliore, Napoli insomma deve approfittare di questa circostanza subendo pochissimi rischi. Certamente, poi diciamo è un giocatore che in un modo o nell'altro è chiaro, e resta un giocatore sicuramente di grandissimo spessore, ma un minimo credo, ecco, insomma, si sia imparato a conoscerlo, ecco, diciamo, nei tempi dei 3 anni napoletani. Effettivamente un Higuain poi chiaramente molto isolato, merito anche soprattutto del Napoli, chiaramente, forse, insomma, per quello che si può dire anche demerito del Pipita, ma è anche vero che appunto la Juve, ecco, insomma, qualcuno dice tipo stile Palermo, forse un po' esagerato, non saprei, però effettivamente poi, ecco, la partita gioco forza, anzi, mi ha ricordato molto, io col Palermo ero allo stadio, passami una battuta, ecco, forse il Palermo ha tirato anche di più a porta, però diciamocela tutta, non è una vergogna giocare all'italiana, perché sembra poi che effettivamente dici ok, giochi solo all'italiana, non va bene, non è proprio così. E poi fra l'altro la Juve ha 10 punti di vantaggio, parliamoci chiaro, ecco, qua siamo tifosi però siamo anche intellettualmente onesti, se hai questo vantaggio poi al di là dell'essere sboroni o meno, però insomma la Juve ha dal lato suo, ecco, diciamo, la classifica, forse quel minimo con la Roma, quel meno 6 di distanza fra le due parti, ecco, insomma, può forse, chissà, nell'ultima parte di campionato creare qualche minimo problema. Io non ci credo, però insomma, tu come la vedi? Per quel che riguarda l'atteggiamento tattico della Juventus, mentale, insomma, la gara col Palermo, è chiaro che è stata fatta un po' di ironia rispetto a questa cosa. Sicuramente il canovaccio tattico è stato abbastanza analogo, addirittura quello poi... L'ironia, perché poi è chiaro, no, insomma... No, ma come atteggiamento, ecco, ti ripeto, anche il canovaccio poi della gara è stato non soltanto tecnico, ma anche con il punteggio, anche il Palermo andò avanti e poi il Napoli fece fatica di trovare il risultato non andando oltre il 1-1, spegnendosi quasi di fatto dopo il pareggio, insomma, creando anche qualche altra occasione magari, però in quel caso il Napoli secondo me fu meno brillante rispetto alla gara di ieri. Sì, sicuro. Molti dei demeriti del pareggio col Palermo furono del Napoli, diciamo che ieri, ecco, una squadra che subisce 80 minuti come la Juventus, 84-85 minuti, possesso palla e il forcing offensivo dell'avversario, e rischia relativamente poco, perché poi Buffon non fece praticamente nessun intervento, vuoi per un pizzico di fortuna, vuoi per un pizzico di imprecisione degli avanti del Napoli, che però non poterono mai andare alla conclusione liberi dagli avversari, con certo, favorevoli da poter calciare con tranquillità, dovevano sempre anticipare la giocata, calciare appena c'era la circostanza, tra una selva di gambe, trovare un piccolo spirito
miraglio, sapendo, avendo la consapevolezza che se non avessero calciato nel breve giro di 3 millisecondi l'avversario italiano avrebbe, insomma, gli avrebbe sottratto palla. Chiaramente tutto questo ha fatto sì che Napoli non abbia poi concluso in maniera pulita e forte, anche con le circostanze in cui l'ha fatto in maniera più pericolosa, vedi il palo con i mezzi, con l'occasione di Allan che poi non servì sufficientemente, in maniera sufficientemente celere in area di rigore i compagni nel primo tempo, nacquero da disimpegni errati o di Bonucci, ma soprattutto di Chiellini. E cosa voglio dire? 85 minuti subisci, però riesci a far creare relativamente poco all'avversario, vuol dire comunque ha fatto una gara difensiva di assoluto valore. Poi l'altra cosa chiaramente c'è la contingenza della gara, del periodo, del contesto. Ci può stare che in una settimana, in due settimane particolari puoi subire particolarmente l'avversario perché non sei brillante fisicamente, perché per tutta una serie di circostanze, per scelta, perché hai degli impegni laziali, insomma, per la gara, ma certo, sempre questa. Certo. Diremmo che la Juventus fa catenacci, in realtà è un po' esagerato, dice questo, ragazzi, ma ha un approccio e un'attitudine di gioco differente da quella del Napoli. Ah, sicuramente. Magari tende a fare meno possesso palla, tende a lasciare giocare di più l'avversario, ma questo è dato anche dalle caratteristiche dei propri interpreti. Però poi Gennaro, credo sarai d'accordo con me, ecco, insomma, è un gioco dettato anche da quello che hai a disposizione, perché è vero, hai Pjanic, Dybala, lo stesso Higuaín, Cuadrado, hai detto stesso tu che è una squadra prettamente fisica, quindi credo che Allegri secondo me sta ricavando davvero il massimo, ed essendo una squadra fisica ricorderai nei primi mesi un po' di fatica si è vista, ecco, insomma, poi gli avversari non è che hanno posto granché resistenza. Il calciatore che hai citato, Higuaín, nella prima fase ha giocato poco, ma esatto. Allegri lo impiegava, insomma, non dico con contagucci, ma sicuramente con cognizione di causa, facendogli prima ritrovare una forma, una condizione fisica accettabile per impiegarlo con continuità, è diventato imprescindibile nello scacchiere tattico della Juventus. Lo stesso Cuadrado è relativamente, soltanto nella seconda parte di stagione ha espresso in parte quello che lui valeva, probabilmente, che secondo me non è più il calciatore che conoscevamo, quello di qualche anno fa, esplosivo, fortissimo. Quello della Fiorentina era devastante, me lo ricordo molto bene. Ha perso un pizzico di quello di Venezia, perché ormai è alla soglia dei 30, sicuramente la sua caratteristica principale è la ripartenza, lo scatto. Ce l'ha ancora in determinate gare, fa ancora la differenza, ma non con la continuità con cui poteva farlo un tempo. Dybala, quest'anno è stato Dybala a mezzo servizio, credo che abbia segnato, che andiamo ad analizzare soltanto il numero di gol, adesso mi pare ne abbia fatto 8-9, che sono i gol, meno gol di Amsi, gli stessi dice mai, di probabilmente in Serie A, meno del Papu Gomez, insomma, non ha inciso per quello che tutti si aspettassero, certo, potesse fare quest'anno, che doveva essere quello della sua consacrazione. Marchisio, la Juventus l'ha persa per buona parte della stagione, alcuni calciatori viaggiano verso i 35, 34, 35, 36 anni. In difesa soprattutto, certo. E quindi, metti tutto insieme questo, insomma, avere 10 punti sul Napoli e 6 dalla Roma, anche io sono d'accordo con te, ma il campionato è chiuso, anche perché non tanto per il margine di 6 punti, non ritengo un margine di 6 punti incolmabile con le giornate che mancano alla fine del torneo, è incolmabile la differenza, l'approccio delle gare tra la Juventus e la Roma anche con l'Empoli, certo, ha rischiato tutto sommato di non vincere la gara, avessero concesso quel rigore come discussione, forse la gara, ma anche il gol di Pucciarelli del momentaneo 1-1, ecco, insomma, ci sono degli episodi chiari. Pensa che l'Empoli in questo momento è una delle squadre peggiori di Serie A, veniva dai 3 gol nel primo tempo contro il Napoli, veniva dai 4 gol subiti a Verona, dalla sconfitta interna con Genova che tranne la vittoria d'Empoli non vince la gara da 2 campionati, insomma, non era esattamente un Empoli spettacolare e brillante, esatto. Nonostante questo la Roma insomma è riuscita a soffrire come soffrì pure a Palermo, nonostante poi il 3-0, il 3-1 finale. Quindi non credo che la Roma è una squadra capace anche di perdere in casa contro la Samp, oppure magari giocare a Udine e perdere. La Juventus no. Quindi questo è il che rende incolmabile, secondo me, la distanza. Certo. Indipendentemente poi dallo scontro diretto. Esatto, magari, esatto. Sia la penultima a luglio, nel giornale, quindi forse abbondantemente in ritardo per riaprire definitivamente il campionato. Credo di sì, credo proprio di sì. Ecco, magari, domenica prossima, cioè, ci sarebbe ancora immagini. Ecco, magari se avessimo vinto noi, ecco, forse lì qualche certezza in meno, però insomma con i secondi ma non si fa nulla, ecco, diciamo. No, è chiaro che con i secondi ma non si fa nulla, i punti in più sono quelli, anche perché gare come quelle di ieri la Juventus si è
riesce a non perderle, il Napoli ne avrebbe perse 11 su 10. Probabilmente sì. Probabilmente sì. Poi diciamo che anche il secondo pareggio stagionale della Juve dopo chissà quante partite, ecco, insomma, quindi bisogna farsi anche due conti, giustamente. Sì, no, ma in assoluto il risultato del Napoli non è negativo. No, certo. Però dobbiamo ancora una volta, anche nella gara singola, nell'evento singolo, dobbiamo accontentarci. Purtroppo quest'anno non soltanto abbiamo dovuto, e ci stiamo accontentando della solita lotta per il secondo, terzo, adesso che secondo posto, che adesso dista 5 punti, non pochissimo. Tanto con gli 4 punti, con gli scontri diretti, sono 5, certo. La matematica non è un'opinione. Sì, no, lo è affatto. Quindi non soltanto a livello di stagione dobbiamo accontentarci, siamo usciti anche ottavi, cioè, perché non sono nelle semifinali, i quarti e tantomeno le semifinali, quindi certo abbiamo beccato i due altri. E quella è la sfortuna, subito. Certo. Siamo con un piede e mezzo fuori dalla Coppa Italia, insomma, ecco, a livello di stagione dobbiamo un po' accontentarci della panchina d'oro di Sarri, del bel gioco. Noto un pizzico di polemica, ma mi piace questo, Gennaro, io ti voglio così. Ma anche accontentarci a livello personale, purtroppo dobbiamo accontentarci anche nella gara. Che poi è la verità, d'altronde, ci mancherebbe altro. Sì, no, sarebbe un bel 3-0 alla Juventus, non avrebbe cambiato nulla la stagione del Napoli. Ah, no. Però almeno in un round avremmo vinto 3-0, avremmo vinto uno slalom gigante all'interno di una stagione scientifica con Bottas. È vero. Insomma, e invece niente, anche qui, un altro pari, dopo la sberla dello stadium in Coppa Italia, dopo l'altra sconfitta dell'andata in Coppa Italia, in campionato, la sconfitta a Madrid, insomma, allora ti giro anche un'altra domanda, caro mio. Sì. C'è anche non il ce l'ho con Sarri, quando dico macchina d'oro non ce l'ho con Sarri. No, lo so. No, però il fatto è questo, che io poi mi immedesimo anche in quello che scrivi su Facebook. I nostri amici insomma possono prendere spunto, credo, spero, ecco, diciamo, attingere dalla fonte Gennaro D'Elena da questo punto di vista. Ti giro anche questa domanda, anzi te ne faccio due in una. Il secondo round di questo match, diciamo, alla Rocky Balboa, ecco, diciamo, di stampo pugilistico, ecco, di mercoledì, ecco, tu dicevi, giustamente, c'è quel pizzico di amarezza, rammarico per non averla vinta, ma ti farebbe più rabbia, ecco, diciamo, magari vincere magari solo 1-0, che non basterebbe chiaramente per il passaggio del turno, oppure, ecco, diciamo, ti farebbe più rabbia magari non vedere una squadra che ci metta l'anima finché si raggiunga questa vittoria, che resta difficilissima a memoria del 3-1 dell'andata dei bianconeri? Beh, allora, a me la rabbia, ti ho detto ieri, da dove proveniva, una sensazione di frustrazione, non tanto dall'andamento della gara in sé, ti ho citato degli esempi specifici come i mancati cambi, che però poi Sarri successivamente ha spiegato, certo. Anche in parte ha provato i miei dubbi, in parte no, perché come ti ho detto io avrei inserito personalmente, comunque come si era messa la gara era abbastanza... Tu tecnico Gennaro D'Elena, ecco, diciamo. Diciamo che forse avrei cercato di dare una scossa alla gara precedentemente con l'ingresso di Milik, che magari in quel caso non avessi avuto poi il problema di non poterlo inserire per infortunio. Ma sì, avremmo giocato in 10, senza il Strinch l'avremmo messo un po' più avanti, insomma. Avremmo comunque provato a vincere con Milik. Quindi la rabbia, ecco, mi proveniva più che dall'atteggiamento del Napoli, da tutta una serie di situazioni di impotenza rispetto a certe cose. Hai sempre l'impressione che Napoli potesse fare qualcosa e poi qualcosa poi crollava, veniva meno. La logica del dare tutto, chiaramente è chiaro che siamo qualcuno che comunque di sport, quindi mi farà piacere e sono certo che Napoli darà tutto. Però chiaramente il dare tutto è lo spettacolo, e gli applausi, le pacche sulle spalle, a un certo punto lasciano il tempo che trovano. Preferirei, insomma, che cominciassero ad arrivare le stagioni dei successi. Insomma, le stagioni dei successi passano da tante cose. Ti dicevano ce l'ho con Sarri, ti dico cosa intendo. Sì. Sarri al posto di Hamsik ad un quarto d'ora, a me fa rabbia vedere Rog al posto di Hamsik, è proprio perché entra Rog, attenzione, non perché Rog in potenza non possa essere un calciatore importante, ma certo. potenza a me. Se purtroppo il Napoli è costretto al retallo, la Juventus può introdurre Dybala, che è migliorativo rispetto all'uscita di, mi pare, Marchisio, Leminare, se non ricordo chi fosse uscito in contragente. È migliorativo, mi sembra Marchisio. E il Napoli purtroppo è costretto a fare un cambio, ahimè, peggiorativo,
ma chiaro. Attualmente non vale mezzo Antic, ma è normale sia così, a 19 anni, anche se lo stesso Antic ci ha messo tanto per arrivare al livello in cui lo stiamo vedendo nelle ultime due stagioni, ci ha fatto soffrire anche lui, no? Beh, certo, ricordo bene, ricordo bene. Quindi è il Napoli in quel momento comincia già un po' a spegnersi con l'ingresso di Antic, perché comunque Antic riusciva con i suoi inserimenti centrali, con la precisione dei passaggi, insomma, a far male alla Juventus per via centrale, infatti non a caso l'ha segnato lui sostanzialmente. E quindi quello fa rabbia, ecco, vedere che il Napoli non può disporre di un organico tale in grado a gara in corso anche di migliorarlo con gli innesti e non semplicemente di dar via contenitivo, ecco, certo, giorni. Certo, sono d'accordo. No, di cui si sono dette meraviglie, non le ho di tutti i colori, il nuovo Tardelli, il nuovo il calciatore più classe ad Amandine, eccetera. Ma che bello. Ti vedo scatenato, questo mi piace, no, mi harba. Se indovinatore gare di dire assai, ha dei mezzi enormi, sicuramente notevoli, però quello che io voglio dire è che calciatori forti, grandi, che fanno la differenza, su 30 partite in cui sono chiamati in causa, 25 le giocano alla grande, 3 bene e 2 le floppano. Lui purtroppo su un calciatore giovane dai mezzi tecnici sicuramente non vivo, ma non riescono ad avere quella continuità per farti fare il salto. Esatto. Gennaro, poi, tu involontariamente sei anche portavoce di quello che sto dicendo a più e più amici. Questa è una squadra giovane, ottima, sì, di prospettiva e di grandissimo talento. Ancora la prospettiva. Questa ce lo stiamo ripetendo da secoli ormai. Quello che sto dicendo io ad amici, dice: ma non si può pareggiare quello col Palermo e roba. Ma allora non è una squadra giovane, è una squadra preparata. Cioè, per carità, ci mancherebbe altro. Però allora gli stessi errori che ripeti, non è giovane. Cioè, sei una squadra come la Juve, non dico neanche la Roma, ma sei una squadra di più esperta, vuol dire che quegli errori non li commette più. E invece poi il Napoli li ha commessi. E quindi siamo qui a parlarne. Errori e poi qualità complessiva. È chiaro che la qualità complessiva che Napoli esprime non è, ma anche al di là del suo organico, insomma, che è un organico forte di livello medio-alto, che adesso soprattutto in Italia, insomma, e che sa rimettere a frutto in maniera, non dico perfetta, perché poi alcune pecche come tutti ce l'hanno, ma io non voglio giudicare fare perché sono un giornalista, non sono un allenatore, quindi è come se Sarri venisse a dire a me come fare informazione, come veicolare le notizie. Quindi non mi permetto in nessun modo, ma non solo con Sarri in generale, quello di parla frustrazione, di parla frustrazione quando sono davanti alla TV, allo stadio, anche assolutamente, da sono assolutamente ai lavori, chiaramente, e non mi permetto di dare suggerimenti a Sarri, si analizzano le cose, ma non mi ritengo chiaramente all'altezza di poter competere con Sarri in quanto a gestione di un gruppo di calciatori e metterli in campo, insomma, però il Napoli fa il massimo, cerca di fare il massimo con quello che ha, forse una delle, diciamo, delle cose che non mi soddisfano in pieno complessivamente, è più un fatto di attitudine che di tecnica, e come dire, la monotematicità, io ci torno sempre su questa cosa, la monotematicità della manovra soprattutto offensiva del Napoli, ecco, magari è che entra Rogue, Amzic, vabbè, mettiamo il caso Amzic non fosse stato stanco, ma io sono sicuro che Rogue sarebbe probabilmente entrato comunque al posto di Amzic, che difficilmente lui stravolge. Sì, no, come forma mentis è quella, certo. Sì, quello mi dà un po' fastidio, ecco, mi frustra un po', a volte mi piacerebbe, come dire, insomma... Meno essere molto monotematici, certo. Sì, cercare di sparigliare anche facendo una mossa che sorprenda un po' l'avversario, invece che provare sempre la manovra per via centrale, fare tantissima fatica, soprattutto con squadre chiuse, perché non basta chiudersi per non far vincere l'avversario, altrimenti le squadre forti non vincerebbero nulla. Esatto. Gli avversari più deboli chiuderebbero e Barcellona e Real vincerebbero 3 partite all'anno. Devi avere tu la capacità e la forza di rompere gli assetti difensivi degli avversari che si pongono chiaramente in condizioni di inferiorità nei tuoi confronti, lasciando perdere la Juventus, che è un discorso a parte, e se tu li fai fare non riesci a segnare, vuol dire che anche noi organizziamo la squadra, andiamo a San Paolo a giocare, la squadra di un profetto, ci chiudiamo, il Napoli non ci segna, non funziona così, non deve funzionare così, quindi uno trova i correttivi per fare in modo che non sia così. Ecco, questa è un po' la sostanza, la rabbia un po' a volte che provo, la frustrazione che provo nel vedere il Napoli. Certo, no, problema atavico, caro Gennaro, ne sappiamo qualcosa. Prima di salutarti e ringraziarti, voglio farti un'ultima domanda, caro mio.
Lazio-Napoli di settimana, io dico settimana prossima, o meglio, domenica prossima. Ormai ci siamo, diciamo, ecco, insomma, tanto i giorni volano. Secondo te è decisiva per il terzo posto? Secondo te, mo, tralasciando che stasera l'Inter, le prossime giornate, eccetera, è quella, diciamo, la gara che in un modo o nell'altro può decidere la terza piazza? Io credo che faccio un'osservazione anche a margine di quando mi stai dicendo, ritorniamo al discorso di doversi Tralasciando un attimino il secondo posto, battere che per terzo poi. posto, secondo posto, Esatto, insomma quant'altro. esatto. Faccio un passo indietro, parlo della partita di ieri, poi quella di mercoledì, e arrivo alla Lazio, quindi Sì. sarò velocissimo, so che sei in chiusura, quindi sarò velocissimo. Vai. L'eccessiva antiimportanza, o meglio, l'importanza che è stata data alla gara di ieri, io ti parlo da chiaramente da una persona che segue Napoli da tanti anni e dalle emozioni forti che questa squadra, insomma, mi ha regalato negli anni, e ti assicuro che mi è parso dall'esterno. Tutto molto forzato, nel senso che attribuisce un'importanza superiore a quella che realmente la gara di ieri aveva. In che senso? Non è che se avessimo vinto avremmo lottato per il titolo, si sarebbe riaperta una stagione. Semplicemente battendo la Juventus, uno sarebbe stata una soddisfazione grande, battere un grande avversario, è chiaro, perché insomma Certo. magari il campionato passa anche attraverso queste sfide e non soltanto una sommatoria di punti. L'altro era che avremmo mantenuto la distanza invariata da Roma e rintuzzato l'attacco della Lazio, però se convieni con me, se provi a metterti in sintonia con quello che dico, comunque sempre obiettivi poco emozionanti, poi emozionanti, nel senso che sì, ok, luciamo per rintuzzare l'attacco della Lazio, battiamo per mantenersi a 2 dalla Roma, noi ci vinciamo per vincere il titolo, lottare per una quarta all'ora Comprendo, con quella passione, con comprendo. quell'ardore. Molto costruito, tutto molto finto quasi, sai, rispetto poi al reale valore degli obiettivi che Napoli avrebbe centrato, magari partendo ieri la Juventus, ecco, anche capovolgendo il risultato, mercoledì, stiamo parlando sempre di una Coppa Italia, insomma, che con tutto il rispetto arrivi a giocare la finale giocando 6 partite, non è un trofeo di grande difficoltà con grandi squadre, dici, senti quell'emozione, quel sangue, quel rigore, però che fosse. Ho 40 anni, quindi ci vuole altro per emozionarmi, sono un po' disilluso, però io questo noto. Per cui, tornando invece sul piano strettamente, squisitamente di campionato e dei punti, quella dell'Olimpico può essere una gara decisiva del terzo posto. Io credo che il Napoli sia sicuramente superiore alla Lazio e dovesse ripetere le prestazioni delle ultime settimane, insomma, io credo potremmo fare un buon risultato a Roma con la Lazio. La Lazio nelle ultime settimane è stata anche abbastanza fortunata. Ha incrociato degli avversari come Cagliari, lo stesso Sassuolo, che in questo momento E fra l'altro è appunto, sono non meritava neanche di vincere, almeno da quel poco che ho visto col assolutamente, Sassuolo, ecco, diciamo. non credo che possa impensierire più di tanto il Napoli, però attenzione, il Napoli, sai che a Napoli basta subire 3 azioni d'attacco per subire almeno un gol, quindi attenzione, magari la Lazio potrebbe trovare il gol, il Napoli potrebbe far fatica a capovolgere i risultati, insomma, però io sono abbastanza diffuso per la gara di domenica. Anch'io. Non credo che la Lazio, pur avvicinandosi ulteriormente, possa poi successivamente impensierire il Napoli per il terzo posto. Sul secondo posto, invece, chiaramente, dovessimo perdere ulteriore terreno nei confronti della Roma, comincerebbe a diventare veramente Impossibile, difficile. poi Forse con poche dovremmo fare il tifo per partite, la certo. Juventus alla penultima piuttosto che per la Roma quando affronteranno i bianconeri all'Olimpico, per cercare di rimontarsi, di rimediare a questa situazione che a me personalmente, sono ancora più polemico, interessa relativamente, nel senso che sarei quasi portato a dirti, adesso sono poco giornalista, sono un tantino più sanguigno di forse, sarei quasi portato a dirti che sarebbe bene arrivare terzi a De Laurentiis, chiaramente non a Sampdoria, perché Calciatori non a Sampdoria, in modo da raccogliere i cocci di una stagione, insomma, diventerebbe in quel caso gioco a parte, spettacolo a parte, ma quella è competenza di Sarri, non della società. Certo. Gioco a parte, soddisfazioni tecniche a parte, sarebbe una stagione molto deficitaria, perché si è entrato in terzo posto e non in secondo, uscita dalla Champions. Aspettiamo la Coppa Italia, dobbiamo ancora giocare, ma mai sapere. Eh beh, Però, è certo. Il pallone rotondo, come si dice. sì, il mio animo pugnante mi spinge quasi a sperare che la Rendi, insomma, ragioni un po' sul suo operato, anche se noi pure dovessimo arrivare quarti a lui, importerebbe ben poco da un punto di vista.
mi piace, scatenato Gennaro D'Elena e io sono contento di tutto ciò. Bene, bene, Anche se ho 40 anni, Napoli riesce comunque a smuovere le mie emozioni. bene. E Ecco, questa è cosa buona e nonostante io ne giusta. pensi, io stesso posso pensare il contrario, invece poi quando vedo che mi arrabbio, quindi vuol dire che ci tengo ancora. E questa è come tutte le cose della nostra vita, insomma, le cose alla quale teniamo bisogna, ecco, diciamo, mostrare interesse e quel calore giusto che ci deve sempre essere, vale per il calcio, la musica, tutto. Beh, certo. E questo è uno di quei casi. Gennaro caro, allora ricordo brevemente anche degli appuntamenti che ti riguardano. Ecco, insomma, tu sei oltre che impegnato sul fronte qui con il sottoscritto, purtroppo per te, aggiungo, sei impegnato chiaramente con Club Napoli All News, con il buon Francesco Molaro nell'arco della settimana, ma anche con Gennaro Montuori nella sua storica trasmissione, Tifosi Napoletani, se non ricordo male, correggimi se sbaglio. Vai. Salutare Gennaro e insomma in un momento particolare per lui perché ha perso la mamma venerdì Ah, scorso caspita, e un io sono abbraccio anche stato chiaramente da parte mia e da tutta la redazione, ci mancherebbe. sicuramente lo farò e a breve sarò anche il 13 di aprile giovedì non questo giovedì l'altro sarò anche ospite sarà un ritorno per me negli studi di Televomero e insomma beh, poi magari ne parleremo più là. Ringrazio mi ha dato la possibilità anche di doveroso salutare comunque Montuori, personaggio controverso, sicuramente non amato da tutti e tutto il resto, indipendentemente da questo, è comunque Certo, un certo. appartenente al diverso Napoli da tanti anni, Beh. per cui mi faceva piacere comunque salutarlo in questo momento sicuramente di difficoltà. La mamma era anziana, però sai, comunque indipendentemente dall'età, i Sì. sentimenti forti, insomma, non cambiano negli anni, ritorniamo al refrain di qualche sante fa, insomma. Esattamente. Ebbene, quindi abbiamo fatto questo. Io ti do di nuovo appuntamento a settimana prossima, di nuovo qui al caffè di Sottoporta e io ti auguro un buon proseguo, caro Gennaro. Lo stesso faccio nei miei confronti e chi ci ascolta ringraziando chi ci ha ascoltato, chi ha avuto la pazienza di ascoltare. Ciao Gennaro, grazie di Ciao, Raffaele. cuore.